e dobbiamo guardare all'uscita dal fossile, quindi puntare su impianti che riguardino le energie rinnovabili. Quindi ci auguriamo che questa decisione possa essere in qualche modo rivista e modificata. Come un fulmine a ciel sereno, notizia di ieri, ombre in mare, la Rock Hopper vince l'arbitrato e ora l'Italia deve pagare 190 milioni di euro, ma WWF e associazioni ambientaliste non mollano, anzi Filomena Ricci del WWF ricorda come ci sia stata una mobilitazione totale contro la piattaforma e dunque non c'è pentimento. L'opposizione contro Ombrina Mare fu portata avanti dalle associazioni ambientaliste, dagli enti locali, dalla regione Abruzzo, dalle associazioni di categoria e da migliaia e migliaia di cittadini che, partecipando alle tante manifestazioni sul territorio, hanno voluto esprimere la propria contrarietà alla presenza della piattaforma petrolifera lungo al largo delle coste abruzzesi. E lascia l'amaro in bocca la decisione del Centro Internazionale per il Regolamento delle controversie relative agli investimenti che nei giorni scorsi ha condannato l'Italia a pagare alla società che doveva realizzare Ombrina 190 milioni di euro. E il centro per le controversie ha ritenuto che l'Italia avesse violato il trattato sulla carta dell'energia che il nostro Stato aveva firmato nel 94 e che prevede di fatto che le società private possano rifarsi sugli Stati nel momento in cui vedono o percepiscono violati i propri diritti e un danno ai propri investimenti. L'Italia è uscita, prosegue da questo trattato nel 2015, ma è ancora soggetta a mantenerne alcune condizioni. Già ricordiamo che con la legge di stabilità del 2016 lo Stato italiano aveva di fatto vietato la ricerca di idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa. Da quello che si legge nel comunicato stampa della stessa società, lo Stato italiano ha 120 giorni per poter opporsi a questa decisione. Ci auguriamo che lo Stato lo faccia e che accolga la volontà del territorio, la decisione presa dagli enti territoriali di andare contro questi progetti che tra l'altro ormai sono obsoleti.